Ciao ragazzi, bentornati. Ciao. Stasera chillin. Molto chillin. Molto chillin. E abbiamo in compagnia nostra la Leica M9 che vedete qui sul tavolo. E tadan! E che, diciamo, è stata la naturale prosecuzione dopo il video dell'ultima volta che vi linkiamo qui sopra, in cui invece avevamo parlato della Leica M5. Benissimo, allora Carlo, sapete che ovviamente Leica è il suo pane quotidiano, quindi chi meglio di lui poteva parlarci di questo corpo macchina quest'oggi? L'abbiamo testato velocemente con la nostra modella Giulia, vi faremo vedere un po' di backstage nel frattempo, un po' degli scatti che abbiamo realizzato. Da. Lascio a lui la parola perché chi meglio di lui può parlare di questo corpo macchina. Allora, l'M5, sì, l'M5, sì, certo. L'M5 l'abbiamo fatta l'altra volta. L'M9 è una macchina da ormai 15 anni. Però posso dire, non da, per amore lo dico, è invecchiata bene. È una vecchietta che si mantiene bene, ha ancora tanto da raccontare. È un sensore CCD, quindi una vecchia concezione di sensore, adesso siamo abituati ai CMOS, giusto per dirla giusto in breve. Diciamo che il CCD era un sensore molto più performante come nitidezza, però aveva diciamo che era scarsamente leggera, diciamo che aveva una scarsa resa sì. degli ISO, sì. Quindi tendenzialmente già dopo i 800 ISO, insomma, c'era una grana bella pesante. E quindi fu piano piano abbandonato. Io sono convinto che in realtà, se ci studiavano ancora, avrebbero potuto tranquillamente superare questo gap e essere molto meglio del CMOS attuale, però purtroppo fu deciso così. E anche perché una differenza anche fondamentale è che il CCD era molto tipo pellicola, andava molto più sul recupero delle alte luci, mentre si decise, come infatti tutte le macchine ormai lo fanno così, per il CMOS, perché riesce a recuperare invece molto più nelle ombre. Quindi è una scelta, diciamo aziendale, anche perché poi tutte le aziende hanno fatto la stessa scelta, quindi sì. È così. E il sensore, che purtroppo devo dirlo, è l'ultimo sensore ufficiale Kodak, perché dopo ha dismesso la produzione dei sensori. Sensore nato non benissimo, perché ha avuto una bella e sostanziosa compagnia di richiamo di Leica, perché fu studiato, allora era l'epoca in cui faceva il Kodak, era la migliore a fare sensori, però sbagliò la laminazione di questo sensore, giusto così per nota informativa. Il CMOS era semplicemente un sensore che era legato assieme da un reticolato, ok? E questo reticolato si slamava, ok? Quindi praticamente si portava via i filtri colori appiccicati sopra. Fecero una grande campagna di richiamo che durò fino a 3 anni fa, quindi, cioè, insomma... Beh, ne hanno dato tempo. Sì. Anche se qualcuno si è lamentato ancora, non è possibile che ancora non si cambi, cazzo, da 10 anni. E questa qui è un sensore completamente rigenerato, sensore Kodak, quindi dovete immaginarlo, che per me, io lo adoro, lo possiamo immaginare come proprio i colori Kodak della Kodak Gold, quindi belli saturi, belli colorati, sì, belli contrastati, sì. Anche se li vedremo poi in bianco e nero, perché ho creato io in bianco e nero, poi eventualmente faremo vedere una, sì, colore eventualmente. Certo, vi facciamo vedere qualcosa in sovraimpressione per farvi vedere quello che è proprio la color sua effettiva, senza andare, sì, a toccarla. Giusto troppo. Per vedere, perché il CCD ha un colore molto diverso dal CMOS, quindi sì. Anche per confronto. Allora, cosa vogliamo dire? Allora, è una macchina che, avendo i suoi 15 anni, ha le sue, i suoi limiti. I suoi limiti, il suo limite, allora, lei in teoria può arrivare molto alto ISO,
però dopo 800 ISO ve la sconsiglio, a meno che non volete fare proprio un bianco e nero di quelli proprio strong, sì, sul colore evitato perché vengono anche molte macchie ai, sì, lati. Ha un monitor che se le vedete mentre scattate ve le dà sfocate anche quando non sono sfocate, perché... ma tanto io sono riuscita a farle sfocate lo stesso, quindi non c'era bisogno dell'aiuto del monitor, più altro perché è un monitor ovviamente vecchio, certo, e fa vedere un JPEG a bassissima risoluzione, sì, e quindi vi dà la sensazione di averle fatte sfocate anche quando non sono sfocate, sì, poi figuratevi se le fa sfocate, figuratevi come ve le fa vedere, cioè, praticamente la nebbia in Alpadana. Bella però, è interessante, un po' moderna. Artistica. Quando è troppo mossa è sfocata, giusto, artistica. Giusto, cioè, artistica. I fotomatori insegnano questa cosa. Allora, cosa vogliamo dire? Il ciclo flash. Un centottantesimo. Visto. E, ovviamente il sistema telemetro. Che tu trovi sempre. Che io trovo sempre da bestemmia. Cioè proprio inizio dico porca puttana e sto lì a bestemmiare. Però poi... No, allora, devo essere sincera, sono partita scettica, diciamo, scettica, dopo aver fatto a già tuo la modo, prova, a tuo modo, a mio certo, modo, esatto, senso... dopo aver già fatto il test sulla M5, quindi sono partita un po' scettica, però dopo la prima quindicina, ventina di scatti ci ho trovato qualcosa di effettivamente interessante, diciamo così. L'ho trovata... è un bel corpo, non so come dire, mi è piaciuto proprio tenerla in mano e dopo che prendi proprio quei due secondi che ti abitui, libera il feeling, sì, ma proprio c'è stato un attimo che non è stata una cosa tutte le M secondo me, perché poi questa qui per chi vedrà il video e vorrà un attimo approfondire, a livello di scocca non è che cambia tantissimo da né quelle passate e né quelle future, a parte, sì, l'M5 che avevamo, sì, già detto che era sì, leggermente diversa, sì, però se vedete l'M4, l'M3 o l'M11 sono più o meno queste. E sono macchine che hanno sempre la stessa identica modo di essere fatte, quindi non solo estetica ma come concezione di fotografia, quindi lo stesso osticismo che trovi qua lo trovi, certo, nelle macchine, ovvio, più moderne. L'unica differenza eventualmente, se vogliamo dirla, è che con l'M9 non puoi usare il monitor come per vedere l'immagine, sì, quindi sei obbligato per forza a usare il telemetro, sì, quindi non c'è l'anteprima eventualmente come tutte le mirror, certo, tra virgolette, però potrebbe usare il monitor, e non hai le cornici digitali, ok? Sì. Hai le cornici fisse, infatti hai ancora, sì, la rodellina, sì, sì, qua, sì, sì, che si adatta sulle cornici, certo, perché in realtà tu vedi sempre con un 28 mm. Quindi... Però devo dire, per chi è abituato a usare una macchina che non ha questo discorso, all'inizio devi un attimo... renderti conto che effettivamente quello che vai a scattare non è quello che vedi, esatto, è contenuto rispetto a quello che vedi, però alla fine della fiera ci vuole, cioè nel senso obiettivamente ci vogliono 2 minuti, no, ecco, certo, per no, me cioè, io certo, l'ho trovata che dopo... attenzione, tu hai scattato con un 50, per chi non è pratico si rimette un 90, che la, sì, cornice è molto piccola, sì, sì, secondo me proprio a livello di testa, di fai, testa fatica. Fai fatica anche perché è una cornice molto piccola, sì, sì, e vedi tanto spazio fuori, certo, e quindi difficile, all'inizio, sì, hai un attimo di sfasamento, poi è chiaro che tutto si abitua, eh? Sì, sì, certo, però ecco, per me lasciare... la cosa che continua a rimanere scomoda è il fatto che la messa a fuoco ci sia lo spazio, l'incavo per il dito sotto, che io mi viene a mettere le dita in altra maniera, mi viene da usare, allora, diversamente spiego perché c'è questo incavo, che allora praticamente questa parte qui, ok, serve per due motivi. Uno, perché se dovessimo scattare in verticale abbiamo l'idea che se mettiamo la mano qui non andiamo a coprire il galleriano. Giusto, okay? È vero, quindi sì, è permessa qua. Ma una cosa molto importante, perché Leica, essendo che nasce le M soprattutto nascono per il reportage, sì, è fatto per poter mettere la macchina in, diciamo, in modalità di scatto veloce, quindi metti imposti sia il tempo sia l'obiettivo, lo imposti in iperfocale, sì, ok, quindi tu sai di tuo che quando hai il pirulino in mezzo, sì, sei a un metro e mezzo, certo, di fuoco, sì, questa cosa è figa, bisogna dire la verità, quando lo metti verso la parte destra sia sia a
massima messa a fuoco, e quando sei da questa parte sei a minima di messa a fuoco. Sì. Immaginate, se uno entra nell'ottica di questa macchina, quanto può essere veloce scattare in idea di reportage. È una questione tattile invece che ottica. Esatto. Sì. O in street che vuoi prendere qualcuno senza farti notare, perché tu sai che quella signora a un metro e mezzo ti avvicini, tu ti sposti in automatico al centro. È vero, questa cosa è figa. Okay. Sei in iperfocale, quindi hai tipo F8 e hai casomai un 28 mm, quindi sai che sei in iperfocale praticamente da un metro e mezzo in poi. Sai che hai un bel range di messa a fuoco. Questo è fatto per quel motivo lì. Poi è chiaro che per chi non c'è abituato, lì per lì ti sembra scomodo, però in realtà attendere ha un senso, sarebbe ha un molto, senso molto, però è chiaro che per chi è ovvio che deve fare dei ritratti perde un attimo il significato. Vorrei dire giusto, ma questa è una prerogativa di tutte le M, che in tutte le ottiche M il diaframma è alla fine della lente, non all'inizio. Quella è la cosa strana anche. C'è un motivo, perché non è collegata al corpo. Allora, il corpo macchina. Allora, vedete questa striscia bianca? Non so se si vede, c'è una striscia bianca in mezzo alle lamelle dell'otturatore. Sì. Praticamente quelle e l'esplosimetro che ribalta poi la luce che prende la striscia bianca. Infatti vedi che c'è anche, non so se vedete, c'è anche il grigio medio. Sì. Ok, ma la cosa strana tra virgolette di Leica che il diaframma è a stima. Cosa vuol dire stima? Ah, non lo sai? È a stima, cioè il diaframma non è collegato alla macchina, per questo è in alto, perché non ha bisogno, non ha collegamenti con la macchina. Okay. Quindi il diaframma è a stima, cioè nel senso che la macchina legge la diagonale della luce che colpisce la striscia bianca e da quella identifica che potrebbe ipoteticamente essere un F2. Cazzo, ho capito. Ok. Ecco perché non è collegata. Sì. Perché questo? Perché tutte le ottiche M hanno solo il contatto a 6 bit. Sì. Per identificare la lente. E basta. Sì. E basta. L'otturatore è completamente, come vedi, non c'è nessun presa a caldo per identificare che cos'è. Ok. Anche perché in realtà ogni flange è diversa, perché in base a come è fatto questa scacchiera, ok, se vedete che qua è tutto bianco, ma potrebbe essere piena, nera, piena, ok, identifica che tipo di cornice ti devi mettere. Ma a parte quello, non ti dà nessun'altra informazione, ed è per questo che dico che il diaframma viene messo a stima. Per ridere, se io scatto col 35 f2 e ho una luce molto forte, la macchina mi legge 1.4 se io non ho identificato che è il 35, perché nella macchina ti permette anche di forzare manualmente il tipo di lente, perché ovviamente legge anche altre marche che hanno adattato M come loro marca. Certo. Ed è una cosa un po' particolare, quindi è un mondo, diciamo, un po' diverso per chi viene da altri brand. Sarà anche perché in realtà, se poi andiamo a guardare il nocciolo, i dati EFI non servono a niente. Questo non c'era dubbio. E quindi se è scattata 1.4, se è scattata F2, si vede dalla fotografia, ragazzi. Non, se tu sai che è un 50 e lo vedi in certo modo, lo sai che è scattata 1.4, non c'è bisogno che te lo dice la macchina. Allora, bisogna dire che appunto, parlando di questa lente specifica che abbiamo usato oggi, è obiettivamente una signora lente. Lo 50 1.4 con, attenzione, asferico, quindi penultimo modello. Ha un costo che non è importante dirlo, comunque è costosa. Diciamo che vale più della macchina stessa. Sì, diciamo che veramente la lente, certo, però è una lama. È una lama di nitidezza. Notevole. E come tutte le lenti di questo tipo, a differenza delle altre marche, questo lo devo dire, ma l'hai vista anche tu, ha una morbidezza nel passare tra lo sfocato e il punto di nitidezza che altre lenti non hanno. Ecco, devo dire che infatti rende godibile probabilmente anche la situazione in cui il fuoco non è perfettissimo, però ti gestisce il passaggio in una maniera che lo scatto non lo devi cacciare nel rusco. Quando voi vedete le fotografie che poi metteremo al video, vedete le foto che, allora io, ma anche lei mi sembra, l'abbiamo fatta tutte a massima apertura. Sì.
Tendenzialmente, quando fate una fotografia a 1,4 o 1,50 e mettete a fuoco l'occhio e siete molto vicini al soggetto, tendenzialmente il naso è sfocato. In questo caso ha una sfocatura così leggera, sì, che non è invadente, perché molte volte è troppo sfocato. In questo caso invece c'ha proprio una leggera patina di sfocatura, sì, ed è molto, molto morbido, molto gradevole. Questo è il senso del costo anche delle ottiche. E vorrei dire una cosa, da persona che aperto non ci scatta quasi mai, devo dire che scattare aperto così... A 1,4 poi! A 1,4, cioè follia... Follia, scattare a 1,4 così ha, ha un senso che sinceramente io in tutti gli altri corpi macchina che ho usato in vita mia scattando più o meno ad aperture similari. Per i tuoi brand, se vuoi fare un, se vuoi dare, non so, se vuoi dare un senso a un anello, a un orecchino, a una cosa con una sfocatura così morbida, puoi permettertelo, forse. Artisticamente puoi permettertelo, in una situazione normale ovviamente certo, è ovvio che tu scatterai sempre a F8, F16, certo, come fai di solito, però volendo, se vuoi fare qualcosa artistico, così lo puoi fare, non avendo una sfocatura diciamo a tagliola, cioè che sia proprio netta, perché di solito lo vedete proprio questo segno di sfocatura, sicuramente se vuoi puntare su un dettaglio specifico e fare qualcosa un po' più artistico, questa ti dà quell'immagine un po' più pulita, secondo me. Cioè obiettivamente per una che non è appassionata delle grandi aperture come sono io, non si serve, però vedendo questo dico e sti cazzi. Bello, potrei concludere il video. Possiamo concludere il video con esti cazzi. Facciamo così. Finiamo il video così, esti cazzi. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao.